Allora, grazie per l'invito. Intanto è un piacere per me sempre potermi spostare da Roma, che ho scelto come città elettiva, anche perché è comoda e è ben collegata con tutti, per svolgere questo servizio di prossimità alle chiese, perché il mio ruolo non è quello di inventare la pastorale familiare, ma è quello di sostenere e di eventualmente implementare i lavori che i territori stanno facendo in questo senso. E questo tema è affascinante perché, tra l'altro, non è tanto frequentato. Se parlano di famiglia, se ti chiedono di parlare di famiglia, se mi chiedono di parlare di famiglia, è sempre per le rogne, perché la famiglia è sfasciata, c'ha bisogno di aiuto, è in crisi, non si sposano più, non fanno figli, tutte cose verissime, non è quello il problema. Però questo sguardo generativo nella logica e nella dimensione della dimensione educativa, che è una delle prime missioni da sempre della famiglia e del familiare, poche volte viene così affrontato, perché c'è una trasformazione in atto di come fare educazione in famiglia. Vediamo che ci sono delle potenzialità, ma anche delle difficoltà, no? E allora potersi dare del tempo per ragionare su come fare educazione in famiglia, penso che sia una sfida interessante. L'altra cosa che prendo a balzo come elemento, forse un po' Cicero pro domo sua, è la famiglia potrebbe essere quel criterio, come dire, catalizzatore, quel lessico di base per dare una forma alla pastorale della Chiesa, perché non ci sono tante pastorali, la Chiesa ha un'azione pastorale, poi con delle specificazioni, ma forse siccome il familiare raccoglie, e veniva detto un po' prima, tutta una serie di istanze, urgenze, è un luogo abitato da tante domande, potrebbe diventare, no, io lo dico sempre, ma poi ognuno poi è geloso dei propri ambiti di sviluppo, insomma, potrebbe diventare lo stile del fare pastorale. In questo Amoris Laetitia il Papa ce lo consegna. Io cosa vorrei fare questa sera con voi? Vorrei rileggere alcuni testi di Amoris Laetitia che parlano della sfida educativa. Il capitolo settimo di Amoris Laetitia si concentra su questo, fondamentalmente, sul rimettere al centro la sfida educativa per la famiglia. È interessante perché questo documento, che è frutto di un processo sinodale, lo sapete, penso, non è che voglio insegnare il credo agli apostoli, però è il frutto di un percorso che ha cominciato a coinvolgere in anticipo la Chiesa tutta, no? In un ascolto articolato, quindi non è l'idea di alcuni teologi, di alcuni esperti di famiglia, piuttosto che del Papa, ma è proprio il sentire della Chiesa, il vissuto della Chiesa, che è diventato orientamento per la pastorale. Ecco perché dovremo ritornarci spesso su quel documento. Il Papa lo dice spesso, lo dice fin dall'inizio della prefazione. Non è un romanzo o un giallo che, come dire, leggi dall'inizio alla fine per sapere chi è l'assassino. Devi imparare a leggerlo, a scomporlo, a rileggerlo partendo dalla fine, cercando di capire l'intrinseca logica che c'è dentro. Allora io vorrei con voi leggere questo e poi affiancarci a questa cosa qui, la provocazione che viene da un poeta del nostro tempo, che viene dall'altra parte dell'oceano, che ha scritto un libro interessante un po' di anni fa, che chi ha dei figli sicuramente si è confrontato, ma lo vedremo in itinere chi è questo soggetto qui. Allora, in Amoris Laetitia, all'inizio, prima di entrare nel capitolo settimo,
Il Papa ribadisce come, no, questa esperienza di ascolto sottolinea che anche una delle sfide fondamentali di fronte a cui si trovano le famiglie è sicuramente quella educativa. Questo perché, lo dicevo prima, è intrinsecamente una sua missione, ma è cambiato qualcosa sia dentro la famiglia, qui non abbiamo il tempo per vedere l'evoluzione anche del familiare, perché noi rischiamo di avere in testa l'idea del mulino bianco, famiglia fatta da una mamma, un papà, dei figli, i buoni rapporti con i nonni, il cane, no? E questa, in realtà la famiglia è una realtà più complessa, ricomposta, ferita, no? Ma a questa famiglia è dato ancora una volta il mandato di evangelizzare e di educare. Dice il Papa, mi sembra molto importante ricordare che l'educazione integrale dei figli è un dovere gravissimo e allo stesso tempo è un diritto primario dei genitori, no? Lo ribadisce il Papa in questo discorso. Nell'affrontare il capitolo settimo, appunto, che si intitola Rafforzare l'educazione dei figli, il Papa fa un percorso, no? E suddivide questo cammino partendo da una domanda: dove sono i figli? No? Questa è la domanda che attiva il processo educativo. Poi si articola nella formazione etica dei figli, il valore della sanzione, no? E noi vedremo solamente un paio di questi punti qui, perché è complesso poterlo sviluppare tutto. La dimensione del realismo, anche qui il Papa continua in Amoris Laetitia a fare un esercizio interessante come stile pastorale e anche come stile teologico, cioè tiene insieme sia la dimensione universale, perché annuncia sempre il bene, il vero sul matrimonio, ma poi fa sempre i conti con la dimensione reale, quella famiglia concreta, non quella che abbiamo proiettato, che continuiamo a ricercare come modello o come utopia per certi versi. E la famiglia come contesto educativo, il tema dell'educazione sessuale, quindi dell'educazione degli affetti, e poi da ultimo in questo processo come educare la fede. Dice ancora il Papa all'inizio di questo capitolo, al numero 260 di Amoris Laetitia, la famiglia non può rinunciare ad essere il luogo di sostegno, di accompagnamento, di guida, anche se deve reinventare i metodi e trovare nuove risorse, e in questo trovare anche nuove alleanze. Il rischio grosso della famiglia provocata in questo tempo è quella di essere o di subappaltare la sua azione educativa a soggetti più competenti. Allora, siccome siamo fortunatamente una società del benessere, quindi possiamo permettere, abbiamo riconosciuto alcune potenzialità, allora c'è il calcio, poi c'è il violino, poi c'è il judo, poi c'è anche l'atletica, la danza, perché non può mica mancare il teatro, poi dopo l'inglese fin dalle elementari, e affidiamo a esperti, no, tutte queste competenze. Il problema grosso è che questo subappalto di luoghi di formazione, di agenzie educative, poi non permette alla famiglia un ruolo di sintesi, no? E poi nell'adolescenza è il primo soggetto a saltare, a mancare di credibilità, perché dal professore di inglese io ho qualcosa da imparare, da mia mamma che mi rompe le scatole, da mio papà che mi mette i limiti, capisci che è più facile far saltare quella figura che non la mia dipendenza dal professore di inglese piuttosto che da quello del calcio. Ecco che il tema dell'autorità, che precedentemente permetteva alla famiglia di gestire tutta questa realtà,
è venuto un po' meno e ha bisogno la famiglia di dotarsi di altri strumenti. Dice, non deve evitare di domandarsi chi sono quelli che si occupano di dare ai figli divertimento, intrattenimento, quelli che entrano nelle loro abitazioni attraverso gli schermi, quelli a cui affidiamo per guidarli nel loro tempo libero. Quindi dice, soprattutto fa riferimento a questa dimensione digitale, che è un altro surrogato preziosissimo, perché adesso noi forse magari ci rendiamo poco conto, ma cominciano un po' a dircelo, insomma, questa realtà virtuale dove, no, questo mondo altro, dove accadono delle cose che possiamo ancora sorridere, in questo metaverso. Però in realtà alcune cose cominciamo a intuirne il valore, anche la capacità dei nostri figli di giocare ai videogiochi attivano i loro processi di problem solving che diventano estremamente interessanti per la loro formazione futura. Nel metaverso impareranno a operare prima di fare danni sulla nostra pelle, impareranno tecniche di lavoro, cioè ci sono tante cose preziose, ma c'è anche uno spazio di pericolo, di manipolazione, no? E c'è un richiamo alla vigilanza, dice il Papa in questo senso. Però il Papa in questo è proprio veramente elegante, perché se da una parte denuncia il pericolo, dice c'è un mondo che cambia, cambiano i linguaggi, cambiano gli strumenti, opportunità, criticità, dobbiamo vigilare, ma non corriamo il rischio di creare dei fortini o di vivere, dice, tuttavia l'ossessione non è educativa, l'ossessione del controllo, perché è una sfida persa, quella di pensare di entrare nella vita dei figli con delle logiche del presidio, no? E non si può avere un controllo di tutte le situazioni in cui il figlio potrebbe trovarsi a passare. Dice qui, e qui è uno degli slogan che poi abbiamo mutuato tante volte, qui vale il principio dove il tempo è superiore allo spazio, dove si tratta di generare processi più che dominare degli spazi. Allora il Papa invita a pensare un'azione educativa non tanto presidiando la vita dei nostri figli, ma soprattutto attivando con loro dei processi. Quello che interessa principalmente è generare nel figlio, con molto amore, processi di maturazione della sua libertà, di preparazione, di crescita integrale, di coltivazione dell'autentica autonomia. È questo il processo che va attivato, abitando degli strumenti che a volte sono un po' scomodi o per noi boomer potrebbe essere un problema da dover gestire. Dice, il grande interrogativo non è dove si trova fisicamente il figlio, e su questo forse abbiamo capito che poco vale la geolocalizzazione del cellulare che gli abbiamo regalato, perché poi quel cellulare lì lo porta altrove in modo pesante, anche se magari fisicamente sappiamo dove si trova, con chi sta in quel momento, ma dove si trova in un senso esistenziale, dove sta posizionato dal punto di vista delle sue convinzioni. E questa è la sfida che dovremmo cercare di intercettare. Quali sono le domande che abitano i nostri figli? Dice, se la maturità fosse solo lo sviluppo di qualcosa che già c'è, contenuto nel codice genetico, non ci sarebbe molto da fare. È un processo automatico, sarebbe un processo automatico. La prudenza, il buon giudizio, il buon senso non dipendono da fattori puramente quantitativi di crescita, ma tuttavia da tutta una catena di elementi che si sintetizzano nell'interiorità della persona. Quindi educare resta ancora un'arte e ha bisogno di artigianato in questo senso. L'educazione comporta il promuovere la libertà responsabili che nei punti di incrocio sappiano scegliere con buon senso e intelligenza, dice sempre il Papa. Persone che comprendano senza riserve che la loro vita è quella della loro comunità
è nelle loro mani e questa libertà è un dono immenso. Così si apre il capitolo settimo, sono i primi numeri del capitolo settimo di Amoris Laetitia. Mi pareva interessante partire da questa provocazione per parlare in un certo modo di formazione, di formare i nostri figli, e per entrare più in medias res nelle cose concrete, pensavo a uno strumento molto elegante di un autore sudamericano, Luis Sepúlveda, che penso conosciate come autore di varie opere, insomma. E questo autore ha scritto un libro da cui è stato tratto un film di Vincenzo Dalò, che è un ottimo cartunista, disegnatore di cartoni animati, che si chiama La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare. Ora vorrei vedere con voi alcuni spezzoni di questo film, che è tratto dal libro, perché mi pare estremamente provocante quello di cui parla, perché c'è un processo educativo in quella consegna. Le tre promesse che Kenga, questa gabbianella, chiede di fare a Zorba il gatto. È una novella ecologica anche, no? Legata all'inquinamento. È interessante che cosa chiede Kenga nel dare la vita. Qui potremmo stare moltissimo sul tema del generare, perché ha molto a che vedere con l'educare. È il primo elemento, il generare, che poi dopo attiva processi educativi, no? Kenga nel generare, nel dare alla luce questo uovo, chiede la collaborazione di un gatto, che lo sottolinea come elemento e come passaggio, no? Dice, noi non siamo amici, gatti e gabbiani non sono della stessa razza, non vanno d'accordo. Eppure Kenga, questo animale del cielo, consegna a un gatto, no, quadrupede della terra, un uovo, e gli chiede, uno, di non mangiare l'uovo, due, di prendersi cura dell'uovo, tre, di insegnargli a volare. Ora, stordito e stupefatto di quello che succedeva, in quel momento, sopraffatto dalle cose della vita, il gatto, per togliersela di torno, fin da subito promette con molta leggerezza, sì, va bene, ok, prometto, ma intanto te riposati, io vado a cercare, perché il gatto è anche maschio in qualche modo, in questo senso, e quindi è molto pragmatico, come dire, risolvere i problemi è la sua dimensione principale. Però queste tre domande e questo dono dal cielo a questo gatto, a mio avviso, hanno molto a che vedere con questo processo che avviene nel familiare. Ai genitori viene affidato una vita e implicitamente gli viene chiesto di non mangiarsi l'uovo. Adesso vedremo cosa significa anche da un punto di vista esistenziale. Gli viene chiesto di prendersi cura di questo uovo e gli viene chiesto di insegnare a volare. Un gatto dovrà insegnare a volare a un uccello che ha le potenzialità per volare, ma lui è un gatto. Allora vediamo un attimo cosa comporta questa prima provocazione. Cosa vuol dire non mangiare l'uovo? Allora, bisogna covare questo uovo. E qui si attiverebbero, se volessimo fare un po' di cineforum, tutta una serie di provocazioni sull'imbarazzo, sull'incapacità. Quando vi hanno messo in mano il figlio, no, l'inadeguatezza della situazione, ok? C'è una storia nel Vangelo che ha a che fare con il non mangiare l'uovo, no? Perché
il mangiare l'uovo è nutrirsi del figlio, del dono, no? È non trarre la propria identità, mangiare l'uovo vuol dire trarre vita da quella realtà lì, no? Mangiarselo. Dalle parti mie, io sono veneto, e c'è un proverbio che dice: quando i bambini sono piccoli, lo dico già in italiano perché così evitiamo forme di traduzione, quando i bambini sono piccoli li mangeresti di baci, quando crescono ti penti di non averli mangiati, perché, come dire, ok, sono più danni che fa. La logica è quella, però istintivamente quel processo generativo che ha attivato il processo educativo porta anche l'idea di proiettare su di lui una serie di aspettative, di nutrirsi, di in qualche modo ricevere identità da questo figlio. E c'è una storia nel Vangelo che racconta come anche Maria e Giuseppe sono passati attraverso questo dramma. Qua è quando si sono persi il figlio, no? Penso che conoscete tutti quanti la storia di questo racconto squisitamente lucano, dove Gesù, in questa famiglia per bene, perché è una famiglia che viveva di ritualità, anche questo testo è estremamente ricco da un punto di vista di analisi relazionale del familiare. È una famiglia che aveva una sua struttura, però anche di fronte a questa struttura, che è fatta di riti, che è fatta di una fede vissuta, rischia di incasellare l'altro nelle aspettative. Perché quando arriva questa fatidica Pasqua dei 12 anni di Gesù, vanno giù a Gerusalemme e se lo perdono. Allora questa è estremamente consolante per tutti i genitori, perché se la Madonna e San Giuseppe si sono persi Gesù Cristo, voi state tranquilli, cioè quelli come educatori hanno fallito, possiamo anche noi permetterci delle sviste, ok? Ma in quel fallimento c'è anche un processo rigenerativo per i genitori, perché hanno imparato a non mangiare l'uovo, quando si erano abituati a incasellare Gesù nelle proprie aspettative. E il processo di riappropriazione di quel figlio passa attraverso il ritornare nei confronti dei parenti, conoscenti e i luoghi dell'esperienza. Ma quei luoghi e quelle relazioni a un certo momento non sono più sufficientemente significative per restituirmi il figlio. C'è un momento in cui, come educatori, come genitori, noi ci perdiamo i figli, ma proprio perché abbiamo il più delle volte, non colpevolmente ma affettivamente, ingabbiato il figlio nelle nostre aspettative. E fortunatamente lui, per processo autonomo, diventa una crisalide e spacca quegli schemi che noi abbiamo proiettato su di lui. E Gesù fa la stessa cosa, non si fa trovare, e c'è un passaggio anche drammatico di 3 giorni di assenza da parte di Gesù, da parte dei genitori, che vuoi che non siano passati per il Tempio, visto che sono tornati a Gerusalemme, avranno rifatto tutta la strada. Eppure non c'era, perché c'è uno spazio che genera l'adultità, che è il silenzio, che è la solitudine. Per poter diventare genitori bisogna abitare questo processo anche rigenerativo, ritornare sui propri passi e stare 3 giorni in attesa. Qui c'è tutta una simbologia anche teologica, ma io mi addentro solo sul piano relazionale, sul piano appunto dell'umano. Per potersi riappropriare di Gesù adolescente, i genitori devono ripercorrere quella strada, non devono mangiare l'uovo, non devono avere. E infatti la prima domanda, quando poi lo ritrovano, e il primo passaggio interessante è che glielo restituiscono e si stupiscono, perché c'è gente che parla di lui e dicono: e tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Gesù non stava facendo una lezione di teologia ai sacerdoti,
o ai sapienti nel Tempio. Gesù faceva, Gesù bambino, faceva delle domande scomode, come tutti i bambini. E la gente si stupiva della qualità di queste domande. E allora quante volte noi non riusciamo invece a stupirci delle domande dei nostri figli, ma le inglobiamo in risposte? E allora la prima consegna è proprio questa, di genitori che ricevono da altri i loro figli. Oh, ma quanto è buono quando viene da noi, quanto è bravo quando fa catechismo, quanto va bene con gli scout, è bravissimo, è un caposestiglia bravissimo, ma a casa i calzini non sa neanche dove metterli. Quando passa lui, Attila, in confronto era un pivello. A casa mio figlio fa di quei danni che poi ci vuole la protezione civile per sistemare casa. Oppure sta sempre davanti alla televisione, eppure invece quando viene in oratorio, quando fa catechismo, è un altro. E io sono tendenzialmente predisposto invece a guardare solo il figlio che mi fa dannare e non riesco a godere di quella novità che invece mi viene restituita da altri. E poi c'è questo passaggio, no? Tipicamente lucano, che è capace di cogliere le sfumature dell'umano e soprattutto del femminile. Luca in questo veramente è un genio, anche dal punto di vista narrativo. Quando Maria chiede a Gesù, questa è proprio, senti una mamma che parla, almeno io sento la mia dentro sta roba qua, no? Perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Dico sempre, quando commento, cosa c'entra il papà? Cioè, se è un problema tuo, parla per te, non è che devi tirare in ballo il marito, no? E invece le mamme fanno sempre così per rendere più drammatica la situazione. Stasera ne parlo con tuo papà. Insomma, se hai un problema con me, parlane con me. Vabbè, non funziona così. Però la domanda è, no, questa angoscia consegnata al figlio, e la risposta di Gesù è drammatica. Se vostro figlio vi risponde così, io so dove finisce. Direttamente all'ospedale, no? Perché vale quella formula che esiste anche dalle mie parti e penso sia solamente tradotta in una lingua diversa, ma come ti ho fatto ti disfo, no? Perché se a mio figlio che l'ho perso dopo 3 giorni e gli dico, e non gli sono ancora saltata alla gola, e già qui è tutta l'eleganza di Maria e di San Giuseppe, insomma, no? E ti cercavamo e tu perché mi cercavate? Questa è una domanda arrogante. Invece è una domanda del non mangiare l'uovo. È il motivo per cui non mi mangi. Perché mi stai cercando? Perché hai fatto una brutta figura? Perché non sei una buona mamma? Perché mi stai cercando? Cosa cerchi da me? Qual è l'identità che ti do? No? E questo è un processo. Stare di fronte a questa domanda è il processo generativo del genitore, è il processo del non presidiare gli spazi ma attivare dei processi. E poi c'è l'altro pezzo, non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Ed è la dimensione vocazionale, perché non presidiare gli spazi ma attivare processi è sognare il sogno di Dio su quel figlio. E allenarsi a quel sogno. E come permettiamo al figlio di crescere? Ce lo insegnano sempre questi due genitori, perché Maria dice non capisce niente, non è molto sveglia in questo momento, cioè di fronte a questo mistero fa una cosa sola che è tipicamente mariana: custodisce nel cuore le cose che non comprende. Accetta di non essere lei il criterio ermeneutico, il criterio che serve per decodificare le cose. Non capisce, ma custodisce. Noi tante volte custodiamo solo le cose che capiamo. Anche le spiegazioni che abbiamo bisogno più volte, anche dai figli, dal marito, dalla moglie. Invece Maria è capace di custodire quello che non comprende. E questo permette al figlio di crescere. Lasciare uno spazio di mistero permette all'altro di esistere. E poi c'è questo prendersi cura.
E allora come ci si prende cura? Anche qui il tema del nome, no? Prendersi cura, no? Prendersi cura vuol dire imparare a dare un nome, e dare un nome, qui poi i teologi possono aiutarci, ma penso che lo sapete tutti, non è solamente dare un suono diverso per distinguere le cose, è tutta la dimensione di un progetto. È anche riconoscere che questo nome deve vestire questa persona e non solamente i miei bisogni, le mie aspettative, no? E cominciare con lui a dargli a mangiare quello che gli serve, mosche piuttosto che pesci. Ci sono delle cose che condividiamo, ma poi ci sarà altro da dover dare da mangiare a questo figlio, di che cosa si dovrà nutrire, no? Non solo dei nostri sogni, dei nostri bisogni o delle nostre paure, ma c'è un mondo che deve in qualche modo esplorare e conoscere, e in qualche modo poter essere dotato di strumenti per poter stare in questo mondo. Tutto il tema della cura è interessante perché ha a che fare con il tema del tempo, no? Prendersi cura vuol dire donare del tempo, oltre che affetto, no? Ma per l'affetto c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di dare, di investire tempo per stare di fronte ai bisogni dell'altro. E poi c'è questo altro passaggio, di insegnargli a volare. Allora, su questo passaggio qui vorrei provare un attimo a fermarmi su un'altra icona biblica che può aiutarci a ragionare su questa dimensione. Ed è un altro apparente fallimento, ed è l'incontro di Gesù con il giovane ricco, no? E in questo incontro c'è questo giovane che arriva da Gesù, qui nel Vangelo di Marco è definito come un tale, ma negli altri Vangeli emerge che è questo giovane. E racconta, intanto arriva con una domanda precisa. E già questo è un miracolo, perché avere una domanda chiara è già una conquista enorme. Ma questo si vede che ha una domanda chiara perché anche ha un'esperienza di vita tutto sommato non scassata. Perché quando il Signore gli dice, no, lui vuole essere felice, vuole una vita piena, cosa deve fare? E il Signore dice, beh, ci sono i comandamenti, fa quello, no, e quelli già servono per essere liberi, per vivere una vita libera, perché quella è la funzione dei comandamenti, no, sperimentare, agire la libertà, non tornare a essere schiavi. E lui dice, guarda, io lo faccio da bambino, è una vita che faccio questo, quindi vuol dire che non mi sono drogato, non ho avuto una vita sessuale disordinata, tutto sommato ho un ordine gerarchico di valori nella vita che tutto mi ha permesso anche di distillare una domanda sana. E questo, continuo a dire, ne troviamo pochi di ragazzi così, insomma. E questo, allora c'è questo passaggio importante, Gesù fissatolo, l'uomo, e poi rilancia, dice ok, se vuoi c'è un passaggio in più da fare, lascia tutto, vieni e segui. E lui si gira sui tacchi e va via. E questo è un passaggio interessante, perché uno pensa che sia un fallimento. Certo, va via triste, ma in realtà potersi permettere il lusso di dare le spalle a Gesù è perché quello sguardo amante non è ancora venuto meno. Come posso farti andare? Come posso farti volare? Se ti permetto, se ti do il permesso, ma ho costruito questo, di deludermi, perché non ti ho incastrato nelle mie aspettative. E questo giovane dà le spalle a qualcuno che sa non essere un nemico, perché al nemico non gli dai le spalle, mentre a un amante puoi dare le spalle, perché Gesù ama la faccia di questa persona qui, di questo giovane, ma ama anche le spalle. E allora qual è la condizione per permettere all'altro di volare? Uno, posso deluderti perché tu non ti, come dire, squagli,
non ti liquefi, non vai in crisi, stai in piedi lo stesso, anche se ti deludo. Due, so che mi continui ad amare, non solo è un'azione di resistenza o di resilienza da parte dei genitori, che magari potrebbero attivare dei processi anche di menefreghismo, dice vabbè, volevo che diventavi medico, vai a fare il clown nel circo, che chi se ne frega, cioè, no, è continuare ad amare la tua storia. Gesù continua ad amare le spalle di questo ragazzo ed è per questo che questo ragazzo può prendere le distanze. E allora, come dire, scegliere di far volare vuol dire avere a che fare proprio con questa dimensione qui. E allora vediamo come la risolvono i gatti. Allora, anche qui il video è un po' più lungo, poi tanto ve lo lascio. Quello che è interessante è che questo processo di insegnare a volare ai figli sì, ha bisogno anche dei libri, e quindi va bene la formazione, no? Ma è qualcosa che ha a che fare con il cuore, perché non basta solamente sapere la teoria, non basta solamente offrire dei modelli, perché poi offrirsi come modello, perché poi dopo se tu sei un gatto non volerai mai, perché hai anche le ossa pesanti, non è solamente che non sbatti bene le ali. No, però è interessante questo desiderio di corrispondere alla natura dell'altro e non solamente proiettare le mie paure, i miei bisogni, no? Quindi anche questo esodo che questi gatti hanno fatto per poter permettere all'altro di essere quello che è e continuare a scommettere su di lui, anche custodendolo nei fallimenti, perché non si stancasse troppo. No, quindi vuol dire sognare il sogno di Dio su quell'altro, e questa è anche un'azione educativa estremamente importante, di non appiattire alle mie competenze. Però volare è un'altra cosa. Allora, volare è questa esperienza meravigliosa di emancipazione anche, no? Però ha bisogno di alcuni elementi interessanti in questo gioco di ruoli che vengono messi. Intanto un altro tipo di linguaggio, no? Il tema della poesia, questo disegno che diventa il tema del sogno, qui ci sarebbe tutto da aprire sul discorso anche di un Dio che si rivela nei sogni e di un'altra specie che si prenda cura di questo passaggio, il gatto e il gabbiano sono tutti quanti animali, si devono rivolgere a qualcuno di diverso, qui è un uomo ma per noi è anche un'altra realtà, c'è un Dio che ha un sogno grande su di noi, ci apre delle porte, ci offre delle occasioni. Però penso che sia interessante questo passaggio al volo, dopo aver studiato, dopo aver guardato e sognato sull'altro, aprirlo, ecco perché poi il Papa ha in questa dimensione, al capitolo settimo, l'ultimo numero, parla dell'educazione alla fede, oltre che all'educazione dei sentimenti ed è tutto il mondo dell'emotivo, di un linguaggio diverso che deve essere assunto per poter leggere la realtà. Perché per poter volare bisogna in qualche modo sfidare alcune convenzioni o alcuni modi di pensare solamente in una dimensione orizzontale. C'è bisogno anche di aprirsi a una dimensione verticale. E per far questo abbiamo bisogno, e qui, di rieducare il nostro mondo degli affetti, dei sentimenti, del linguaggio e aprirci un po' alla dimensione del mistero. Ecco, io come al solito vado sempre più lungo di quello che dovevo fare, mi fermo qui, però mi pareva interessante usare questa provocazione di una sfida educativa con uno strumento che molte famiglie hanno usato per tenere buoni i figli, ma al cui interno c'è una proposta estremamente interessante. Grazie.